Good morning guys! Non a caso io sono da questa parte della fiera Bravi Motorbike Expo, la fiera più bella, ci sono più moto preparate e non solo preparatori ragazzi, anche stand Harley, BMW, Triumph, Yamaha, c'è tanto ragazzi, c'è tanta roba, venditori di accessori, c'è di tutto. E finalmente una cosa che ho notato che piace tantissimo è tornato il market, la zona di vendita molto estesa veramente. Ma ora lanciamo la sigla e godiamoci tutto questo insieme. Su una super sportiva mi ci vedrei sinceramente, mi piacerebbe averne una, anche se non sono assolutamente capace di poterla guidare, però preferirei sinceramente una italiana, Ducati per esattezza. Sì, non è più italiana, è tedesca, ma Ducati. Eccolo, l'ho trovato, lo ricordate? Argento nero lì. Come va? Te? Come sta andando? Bene. C'è un po' di riscontro, gente che passa? Bellissimo, un evento spettacolare. Vero? Ma detto che sta stato un botto di gente. Un botto, oggi veramente tantissimo. Potete sapere che più avanti uscirà un video, che abbiamo un prodottino fatto da lui da mettere su Noise. Un bel progetto. Arriverà a breve. Sarebbe figo avere su Noise la primaria vista, ma non lo faccio, il semplice fatto che ho scoperto che costa tipo 2500 euro realizzarlo, un sogno che rimarrà lì nel cassetto. Dottor Jekyll e Mr. Hyde suonano da Dio, ma costano anche uno sproposito. Però senti che sound, no, è bello, corposo, vagamente incandescente diventa questa moto, ma vagamente, eh? Sì, la devi guidare con la maschera da saltatore perché... Bellissimo, cioè, ragazzi, bellissima, eh? Però ecco, per me rimane lì in vetrina, ferma, la usi... Mai? Sì, lavala, lucidala. No, sì, ciao, io con la mia tuta nera. Dopo averla vista 2 anni fa a ECMA, la rivedo là dal vivo e ci vorrei risalire a distanza di tempo e capire com'è questo mezzo. Giustamente venite di che mezzo stai parlando, ragazzi. Ora ve lo dico, Parlo della Benda, ragazzi, la moto che scimmiotta per eccellenza la sporty. Fossi un ragazzo, 20 anni, prima moto, prima esperienza, insomma... Me la comprerei assolutissimamente. Ovviamente parlando di Keyway non si può non parlare di Benelli. Sapete che ormai Benelli viene prodotta nella zona asiatica del mondo e c'è una moto in casa Benelli che mi piace assai. È la Leoncino. Bella, comoda, divertente. Sembra essere una moto veramente per tutti. Dite quello che volete, dite che Benelli è cinese, che oddio che schifo, schifiamola perché è prodotta in Cina. Ricordiamoci che tantissime cose di quello che noi utilizziamo oggi, l'80% è prodotto in Cina. Ma al di là di questo, a me Benelli piace ciò che sta proponendo, sinceramente. E ritroviamo un amicone. Ciao bello mo. Ululi? Ulula. Ma la gobba non era di qua? No. Gobba? Quale gobba? La MCJ
fa anche gli scarichi per la Ferrari. E non dico una cacchiata, ragazzi. MCJ, una bestemmia metter mano alla Ferrari, è un capolavoro dell'arte. Cioè non si può fare, ragazzi, non si può fare in nessun modo. Che motore è? Questo è un motore Harley Segato. Cioè no, gli manca un cilindro. Che cazzo di motore è questo? Cioè guardando sembra un mezzo di un Harley. Sembrerebbe, ma... Alla bersagliera, la Fantozzi, eh? Sì. Molto alla bersagliera qua, molto. Asso Special Bike, ragazzi, è sempre una garanzia. Guardate questa forcella anteriore. È un capolavoro. Lei mi piace veramente tanto, ragazzi. È un qualcosa di oscenamente bello. Ma è un mezzo che nella sua preparazione, nel suo essere così particolare, forse anche estrema per certe cose, ma in garage la vorrei, perché poi fondamentalmente la utilizzerei. Oh, sono tornati gli stand di accessori. E forse riesco a trovare un qualcosa che vorrei comprare da farvi poi vedere in un video insieme ad altri accessori che sono a casa in attesa di trovare quest'altro accessorio. Forse ce l'ha. Ok, l'ho trovato, però loro vendono quello originale che cerco io a, lo danno a 90 euro, fondamentalmente 95. Non originale l'ho trovato a 70, nuovo, in tonso. E questo invece è rigatissimo. Non lo so, ragazzi. Cioè, come fa una mentoniera così a essere omologata? Non c'è niente. Cioè, è bello il colore, oh, mi incuriosisce. Un casco così, 60 euro. Spera di non sbattere la testa perché ti sfracchi tutto. C'è un carrello con un motore dietro, laggiù. Lì, oddio. No, vabbè. Ma è stupendo, ragazzi, eh. Ho trovato la moto per Enea. La moto per Enea. È perfetta. È perfetta per Enea. Abbiamo trovato l'evoluzione del T-Max. Sì. È una vasca da bagno a tutti gli effetti, eh? Esatto, sì, sì, sì. Cioè, non è una vasca che va piano, eh? Monta un motore della Yamaha. Ragazzi, andrà come un treno. E comunque da quest'altra parte abbiamo un altro treno e la vorrei provare una volta nella vita. Una Boss Hoss. È oscena, ragazzi. Un vuoto small block. 5.700 cilindrata per 355 kg cavalli e 500 kg di peso. Posso chiederti? Hai il tappo serbatoio per la Sportster? Mi sembra questa, guardarlo? E grazie mille. Ciao ragazzi. Tappo serbatoio preso. Poi non mi dico il perché, ma scoprirete a che cosa mi serve. Che bello è questo. Continuo a non concepire gli stand di pelle indiana. Continuo a non concepirli, mi spiace. È pelle tandori. Tandori. Questo mezzo qui, super mega ignorante, che cos'è? È su base Dodge. Non è il logo della Dodge quello? No, è un Dodge Ram questo, rifatto. Figo. L'ho vista. C'è. La moto di Chris, ragazzi. Dobbiamo farci un video con Chris. A breve arriverà sul canale. L'ha fatta interamente lui, è uno spettacolo. Ed è qui allo stand di Lowride per essere valutata. Ci avevo ragione, ma la moto l'era tua. Come la stai? Moto l'era la tua. Buongiorno. Grande Chris. Allora? Bene, tutto a posto. Siamo arrivati un po' tardi, siamo arrivati. Tanto l'importante è esserci. Bisogna aspettare le 7. Ma la tua moto lì in mezzo fa una bella figura, bene, bene, speriamo. Come speriamo, sempre. Grand'uomo, grand'uomo, grand'uomo. Come stai? Benissimo, benissimo. Ora meglio. Questa Sportster così resa da fuori strada mi piace tantissimo. È veramente bella. Dio quanto mi piace, ragazzi. Allora, da scettico tu ci sali e poi mi fai sapere come ti sembra questa Pan America. Va bene. Sono curioso. A me piace, già lo sapete. Allora, ti ci vedo. Sai che ti ci vedo in off-road? No, aspetta. Vogliamo per la stampa la cosa chiara. Come? No, comoda è comoda. Uh-huh. Per carità. Ma? A livello di impostazione di guida preferisco il mio street glide. È come paragonare un MTB con una bici da strada, dai. Però è figa. Ora che siamo allo stand vicino di BMW, devi andare a vedere la nuova Cruiser su base R18. No! La volevo provare. Mannaggia la mannaia. Comunque, eccola qua. Su base R18. Rimane sempre il motore un elemento che mi disturba a quanto. Però dal video test ride che vi linko qua sopra in descrizione, vi ricordate che la moto mi era piaciuta, il motore era assolutissimamente una bestia, un siluro, qualcosa di potente, prepotente anche. Il davanti è molto cattivo con questa parte così incurvata verso l'interno.
molto slanciato l'anteriore. Riesco a salire per la prima volta su una Meteor e sinceramente non mi dispiace come moto, devo essere sincero, mi trovo comodo. Vorrei avere il modo di poterla testare in maniera più approfondita sul canale e portarvi il contenuto. Dipende molto dalla linea classica New Vintage di Royal Enfield. Alla fine l'ho trovata e bisogna vederla. È fottutamente bassa, prima cosa. Esteticamente è una Sportster, cioè a vedersi sembra fatta bene. Qualcuno qui dietro direbbe è una cinesata? Sì, effettivamente plastica ce n'è parecchia. Se Harley ha venduto i progetti, l'ha venduti e la SVM l'ha saputi cogliere nel modo corretto. Ora prenderà quella fetta di mercato che Harley ha abbandonato e secondo me ha sbagliato, perché tanta clientela ormai se la perderà. Alla fine mi sono comprato questo cappellino, 20 euro, ben spesi direi. Vabbè, è il tappo serbatoio che avete visto, ma quell'accessorio che mi serviva, che vedete presto su un futuro video, l'ho trovato, ma non mi sconfifferà per nulla. Ed è stato bellissimo tornare in mezzo a questa fiera Motorbike Expo, che è una fiera che abbraccia tutti quanti gli stili, ma principalmente è una fiera mondo custom. È stato bellissimo vedere quanta gente c'era, e oggi era poca a dire, da chi c'è stato ieri e l'altro ieri, che non si riusciva a camminare da quanta gente c'era. Spero che questo video vi sia piaciuto come sempre, ragazzi, e potete supportarmi iscrivendovi al canale, cliccando anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!